oggi ho avuto un'idea magazine. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì ragazzi, mi è venuto un altro IKEA con i taglieri magazine. In realtà io ne ho usato uno solo. Sono due taglieri che vengono venduti al costo di 6,99 euro. Io li avevo distrutti per i lavoretti di Arte per te. Invece di buttarli ho creato con uno un ricettario portaschede da ricetta appunto. Vi faccio vedere infatti in questo video come creare un pratico portaschede in cui potremo agganciare schede ricetta protette con i fogli di plastica, sapete quelli per quelli coi buchi, insomma, ecco, sono venduti sia a pagina intera sia sezionati, li trovate in tutte le cartolerie e potrete vedere come con qualche ardimento stilistico farli diventare dei bellissimi ricettari. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed eccoci pronti per trasformare un vecchio tagliere già utilizzato anche per vecchi lavoretti, qua ci siamo io e Bouclé riportati, e allora adesso lo prendiamo e lo trasformiamo in un bellissimo ricettario da appendere per leggere le ricette quando abbiamo le mani occupate appunto con gli ingredienti. Quindi vediamo cosa ci occorre. Allora, un vecchio tagliere, questo è dell'IKEA e ha la dimensione di un formato A4. Una cosa che ci occorrerà saranno i foglietti, ve li faccio vedere, questi così, di plastica che possano contenere diversi formati al loro interno. Questi sono i Mix Me della Bobbanni che voi non troverete in Italia, ma questi foglietti plastici per raccoglitori ad anelli li trovate facilissimamente. Poi gli scomparti possiamo crearli noi con un filino di colla, quindi non vi preoccupate, o possiamo impaginare tutti assieme su un grande foglio di carta e poi inserirlo nei classici fogli di plastica per i raccoglitori ad anelli. Credo che userò dello scotch biadesivo, delle riviste da cui estrapolerò le ricette, poi squadretta, taglia balza, i guanti da lavoro. Io per abbellire il mio tagliere userò dei timbri e vi farò vedere come si usano i timbri con la base di plexiglass e gli inchiostri, quindi oggi vedremo anche questa nuova tecnica. Poi una fustellatrice, dei gancetti per attaccare le ricette, questi li trovate in tutte le ferramenta, non costano veramente nulla, tipo 50 centesimi una confezione così. Dei pennelli non troppo pregiati, userò delle forbici con questa merlatura e non costano parecchio. Poi userò naturalmente delle carte che andremo a scegliere insieme, carte da scrapbooking, io userò anche queste tipo quaderno delle elementari, voi potete utilizzare tranquillamente un quaderno delle elementari, e poi forse qualche adesivo di abbellimento, non so cosa userò, vedremo insieme. Voi tutti gli adesivi che volete potete crearveli o con lo scotch adesivo scaricandovi le immagini da internet, oppure con degli adesivi, degli stickers che avete a casa. Poi ci servirà anche un pennellino più sottile e un acrilico nero per fare le scritte. Dopodiché ci occorre un colore per il legno e un po' di flatting. Io uso questi della Bobbanni, ma aneline, colori per il legno ne potete utilizzare di qualunque tipo voi vogliate, di qualunque colore voi desideriate, idem per il flatting all'acqua, no? Ci occorrerà anche un po' di carta abrasiva. Con la carta abrasiva rimuoviamo quanto più possiamo tutto quello che di pregresso c'è sul nostro tagliere. Io sto usando una grana molto sottile per non inficiare il finish, molto la rifinitura molto liscia del tagliere. Certo, con una carta abrasiva più spessa mi sarei sbrigata molto prima. Prendo il mio colore, che come vedete, vi faccio vedere, è molto molto liquido, e comincio a passarlo una volta con la spugnetta su tutto il mio legno e faccio asciugare completamente. Adesso ci occorrerà lo scotch di carta che avevo dimenticato di elencarvi tra il materiale. Prendo la misura del mio foglietto in modo che sappia esattamente quanto spazio occupa e quanto spazio io abbia per decorare il mio tagliere. Ok, con una matita segno i punti dove dovrò mettere i chiodini, ok, e naturalmente
lo spazio che occupa. Adesso con lo scotch carta faccio in modo di creare una sorta di reticolato. Prendo l'acrilico nero e in purezza vado a stemperarlo su tutto, in modo che il colore si fonda anche col rosso e il nero risulti un punto meno aggressivo del nero nero, del nero scurissimo. Asciugate tutte le strisce, rimuoviamo lo scotch che non butteremo. Bene, adesso dobbiamo mettere le strisce leggermente più sfalzate, quindi le sposterò soltanto di un pochino e le ripoggerò in modo da superare di un paio di millimetri quella che precedentemente avevamo tracciato. E ripassiamo anche queste altre linee. Facciamo asciugare, molto English, molto British. Allora, adesso facciamo delle linee in orizzontale. Questa separazione con lo scotch carta è un grande spreco. Io la sto facendo giusto perché ci siete voi che dovete imparare, se no sarei andata a mano libera, perché vi ho detto che se anche fosse un pochettino più tremula la cosa non mi avrebbe disturbato per nulla, quindi potete andare anche a mano libera. Vi sto semplicemente esemplificando un metodo per tracciare delle linee pseudo dritte, perché poi dritte non verranno, in maniera semplice. Ora vedrete che le altre potete farle anche con l'uniposca e la riga e vi verranno molto più semplici e molto più veloci. Con l'uniposca, guardate, potete fare questa cosa. Vi faccio vedere da vicino, visto le mie righe? Il mio tartan è completo. Metto i guanti, prendo nuovamente l'acrilico, picchietto sul laterale del tagliere per dare una scurita al bordo, così un po' vintage però col nero. Adesso lasciamo asciugare completamente. Prendiamo il flatting e sigilliamo il nostro lavoro. Io ho scelto un finish lucido e non avevo con me, potete crederci, un pennello piatto, ma voi se avete un pennello piatto fate prima, è meglio. E ovviamente anche i bordi laterali. Quindi facciamo asciugare perfettamente il tutto. Subentra un secondo momento creativo, quello più scrapparo e meno artistico. Dobbiamo preparare le paginette per il nostro ricettario. Allora, potremmo prepararne una unica da mettere come copertina quando non stiamo lavorando in cucina. Quindi alcune a scomparto per quando invece facciamo le nostre ricette, quindi magari questa con le foto e la preparazione. Va bene, andiamo a poco. Da delle riviste avrò già scelto le mie ricette preferite. Innanzitutto preparo delle carte che possano entrare all'interno dei miei vani contenitivi. Quindi, come prima cosa, preparo un rettangolo di carta che possa giovare a contenere le mie ricette.
Quindi ho ritagliato una base del colore del mio, della grandezza del mio portafogli, e una un po' più piccola su cui andrò a mettere dei timbri, scrivere una frase e mettere poi una foto con una cosa prestabilita. Allora, guardate, ho preso dei timbri delle corone col timbrino sporco. Col tampone sporco i timbri, e do la stampata. Voilà! E scriverò "Good save the queen of the kitchen", quindi "Dio salvi la regina della cucina". "Good save the queen of the kitchen", piccolo piccolo. Adesso io attaccherò questo uno sull'altro con un pochettino di scotch spessorato, in modo che si mantenga un po' di spessore tra i due, così. E adesso qui metterò la mia foto. Ho ritagliato la mia fotina e ho preso un adesivo tridimensionale a forma di cornice, all'interno del quale incastrerò la mia foto che verrà fuori dalla cornice, e sopra questo metterò qui "I'm the queen", e poi adornerò il tutto con il mio scettro, che sarà un mestolino di tiger, che metterò proprio così qui. Per rifinire la pagina in plastica, non voglio lasciarla così in evidenza con la parte dell'attaccatura, farò delle striscettine di carta. Adesso prendo della carta, prima di tagliarla prendo dello scotch da imballaggio trasparente, perché voglio impermeabilizzarla. Abbiamo detto che lo scopo del nostro lavoro è creare delle schede, uno schedario da cucina che sia in qualche maniera tranquillo quando la mamma ci dà dentro tra i fornelli, e quindi vogliamo creare qualcosa che sia impermeabile. Con le forbici, con la finitura che più desideriamo, io vi ho detto che voglio fare il tutto a balzette, comincio a ritagliare la carta che oramai è plastificata. Perfetto! Ok? Prendo la mia foderina, dello scotch biadesivo, se non lo avete usate dello scotch normale, insomma non è importante, e lo appiccico sulla parte alta, quindi attacco la mia tendina, giro. Ora che è tutto attaccato, passo lo scotch anche da questo lato, segno con le forbici la parte dove voglio fare il buco, perché sennò scomparirebbe, e piego. Quindi faccio i buchi lì dove sapevo che insistevano in origine. Adesso prendo lo scotch biadesivo, mi appiccico, tac, qui, dove c'è la cornicetta, dipingo di rosso il mio cucchiaio. Ora manca la mia di corona, voglio la corona sulle 23, quindi così, non me ne frega niente che fuoriesca dal foglio, l'andrò a stampare qua, poppetè. E quindi mi incorono regina della cucina in maniera del tutto autoreferenziale e sarcastica, ovviamente. Ok, questa è la prima paginetta, ora dovremo attaccarla, che ne dite? Mettiamoci qui sul taglierino barra quadretto, più o meno prendiamo la misura. E prendiamo anche i due gancetti e avvitiamo i nostri
prendo una pinza, i nostri tassellini. E questo è il nostro ricettario, porta ricette, bello e pronto. Adesso prepariamo le schede da mettere qua dietro, o meglio, da conservare nel raccoglitore ad anelli e da tirare fuori quando vogliamo preparare una ricetta e vogliamo apporla sul nostro porta ricette. Questo porta ricette è pensato per essere appeso con un gancetto dietro oppure con un buchino ad un chiodo, appoggiato sul piano da lavoro, magari in concomitanza con una parete o su di un leggio. Adesso facciamo qualche scheda insieme. Ritagliamo la ricetta prescelta. In questo caso ho scelto questa bella foto della torta di mele. Essendo questa una bella foto grande, la pagina più adatta è questa qui con l'immagine più grande e tre più piccole, in cui metterò le fasi della preparazione. Allora, come prima cosa, con le forbici, quelle al solito ondeggianti, ritaglio la mia immagine. Perfetto, ricordiamoci che la nostra torta va inserita comunque così, in orizzontale. Qui metteremo la preparazione, gli ingredienti e le impressioni. Preparo un'altra striscia, come quella fatta poc'anzi. Adesso voglio creare un fondo per la mia fotina, che così da sola non mi piace. Quindi prendo un'altra carta, abbellisco un po' la paginina. Per esempio scrivo che è molto buona, good, beautiful, ok, queste cose americane, ammazza americana, americana. Allora, ci vuole Alberto Sordi, certo che gli americani si dilettano in tante cose veramente, come dire, superflue. Allora, e questa è metà della mia paginina e adesso qua metto la preparazione, per esempio, no? E questa è una scheda bella e pronta per essere alloggiata nel nostro porta ricette. Guardate, quando poi mamma dovrà preparare la sua ricetta, le basterà appoggiarla qui e fare tutti gli schizzi che vuole in cucina, perché tanto il nostro ricettario è bello che è pronto per raccogliere le sue ricette. Bene, sbizzarrite la vostra creatività, usate questi fogli plastificati per creare delle schede impermeabilizzate, magari potete fare anche una raccolta tra tutte le riviste della mamma o delle riviste che avete e crearvi così uno schedario bello e pronto e gradevolissimo da vedere. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, auguri a tutte le mamme a cui vorrete realizzarlo, perché questo è un pensierino fatto per la festa della mamma. Mi raccomando, mettete o il gancetto dietro oppure semplicemente poggiatelo alla parete, se avete un piano da lavoro che dà su una parete, e lui starà bello e fisso per poter far leggere le ricette che desiderate. Vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo, ciao! Nostro ricettario, visto come sono diventata la regina della cucina? Allora, basta un mestolo e qualche corona e il gioco è fatto, e poi tanta creatività. Insomma, sbizzarritevi a creare le pagine più gioiose e festose delle vostre ricette preferite. È anche un modo simpatico per conservare le ricette che trovate sui giornali. Molto spesso le riviste si accatastano solo perché ci piace una o due ricette. Niente paura, da oggi in poi prendete la ricetta, ritagliate la foto in modo che vi rimanga anche il risultato visivo che deve avere la vostra ricetta, quindi ricopiate o semplicemente ritagliate gli ingredienti, andateli a insacchettare nelle vostre schede e guarniteli con disegnini, orpellini vari, e poi tacchete in un tagliere, avete tutto quello che vi serve. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, regalami un bel pollice in su e condividilo sulla tua pagina Facebook. Sì, tu, in questo momento, clicca su condividi e io te ne sarò eternamente e sinceramente grata. Mi raccomando, vi aspetto anche tutti su Ombretta,
il mio canale di beauty e lifestyle, dove potrete conoscermi un po' meglio dal punto di vista personale, e su Due Cuori Una K, il mio canale di cucina, quello che ho insieme al maritino Gabriele, dove ci sgarasciamo dalle risate proponendovi le ricette più impensate. Bene, basta parlare, ci diamo appuntamento sempre qui nel prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima, ciao!